Ciao ragazzi e bentornati al professor Layton nello scrigno di Pandora, sesta parte. Ok ragazzi, in questa parte qua dobbiamo risolvere altri enigmi mentre aspettiamo la fiera. Ok, partiamo da questo pelatone qua che è fisso allo stagno, non si sa perché. Che sta facendo? Pesca in questo lago. Ah, ma non c'era la lenza. Vabbè, chi se ne frega, guarda. Mi rifiuto di capire. Ok, e comunque sì, enigma a base di pesca. Allora, vediamo un po'. Quindi, vediamo un po'. Ipotizzando che non ci siano squarci nella rete e che il bordo sia composto da un solo tratto di corda che termina in superficie, quanti dei pesci che nuotano nello stagno è possibile pescare tirando la rete su? Ok. Considerando che la superficie dello stagno è piccola, ma sott'acqua è più grande. Allora, in teoria, secondo me, prenderebbe tutto quanto questa zona, tipo. Quindi prenderebbe 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pesci. Perché di sì, se è sotto è molto più grande, allora dovrebbe prenderne molti di pesci. Vediamo se ho ragione. Ok, c'avevo ragione. Sbagliata. C'avevo ragione. Ok, bene, bene. Allora, vabbè. E beh, adesso? Come la mettiamo adesso, eh? Ok, si farà una scorpacciata, d'accordo. C'è altro? Non credo. Ok, scusatemi. Ho urtato qualcosa. Meglio spostarlo prima che ci ridò una gomitata come mio solito. Ok. Oh, guarda, c'è il professor. L'ispettor Chelmy. Cioè, insomma, l'insopportabile ficcanaso. Ok. Prepariamoci a una interminabile conversazione. Giustamente, purtroppo, ci tocca farle. Anche se per me non avranno nessun senso, ma mi sa che Leighton mi direbbe chi se ne frega, a me no. Vabbè. Dai. Dai, però. Madonna, che sofferenza ogni volta che dobbiamo sopportare, ma perché non posso andarmene via subito? Mucciun. Quanto? Ma quanto chiacchierano? Seriamente, ma voi voglia di andarvene via da qui? No, eh? Bene. Oh, grazie mille. Sa com'è? Io avevo giusto fretta di continuare la nostra avventura. Ma se tu continui a parlare ogni due per tre, è chiaro che non ci andremo alla fine di questo Let's Play. E questo che vuole? Beh, che domande. Enigma time. Eh sì. Ma chissà come ho fatto a indovinarlo. Eh? E infatti, guardalo qua. Ok, groviglio di corde. Vediamo un po'. Una corda abbastanza, diciamo, spessa. Fili sottili. E vabbè. Gli elastici, sì, resterebbero impigliati in questo modo? Quanti resterebbero impigliati in questo modo? Se tirassi le due estremità della corda? Secondo me, ragazzi, così a vedere, nessuno resterebbe impigliato. Perché chiaramente, se io ho una corda abbastanza spessa e i lacci invece, gli elastici sono abbastanza piccoli, sottili, Consideralo risolto. vedi, è chiaro che allora. Proprio Non così. devi neanche preoccupartene. Già. Ok, dai. Bene. Ok. Il pigrone adesso riceverà una strigliata. Ah, che vado dal tuo capo, eh? Gli vado a dire cosa fai. Anzi, cosa non fai. Vai alla fiera bovina. Ok. Altro enigma? Va bene.
D'accordo. Ok, questo l'ho già fatto due volte. Va bene, purtroppo dopo mi sono fregato perché un altro enigma mi ha dato problemi. E niente, va bene. Qui in pratica, ragazzi, abbiamo una tavolata di legno dalla forma strana. Visto che il legno non si può piegare, è un po' normale che devo segare. E quindi io farei così, prenderei questo pezzo L e lo porterei, diciamo, così, qua. Così che dopo dobbiamo avere quattro lati per... cioè, quattro quadrati per lato, dice, giusto? Esatto. Bene, confermiamo e basta. Dovrebbe andare. E vedi? Vedi che la mia soluzione, dopo tutto, è molto, molto, molto semplice e molto efficace, però, soprattutto molto efficace. Eh? Hai visto te? Bene. E se non vedi, vedrai presto. Altro pezzo per la macchina fotografica. Mi fa sempre piacere averne. Bene, bene. Fiera bovina. Ok, andiamo a destra. E voilà. Caspita che posto. Flora, abituatici. Sono così le avventure col professor Layton, sai? Ecco. Non stupirtene più di troppo e nulla, vabbè. Sai adesso che famo? Sai che famo? Non lo sai? Neanch'io. Stavo bleffando, dai. Ah, però ci sono lì due che litigano, eh? Va bene. Ovviamente non starò a leggere i dialoghi perché sennò, ragazzi, mi sparisce il fiato sicuramente. Ok? Bene. E poi sono inutili sti dialoghi, quindi doppia ragione. Ok, questo qua penso che qualcuno gli ha fregato la mucca e l'ha sostituita con un volgare bovino. Oddio, che affronto. Mi sa che paura. Vabbò. E che famo allora? Mm? Dai. Che vuoi che facciamo? Un enigma? Però qualcosa mi dice che sì. Sì, sarà così. E comunque, ragazzi, questo era l'enigma che mi ha dato problemi. Ma dopo un po' che ci giro attorno, forse, dico forse ho capito quale potrebbe essere la soluzione. Lasciatemi soltanto un paio di minuti perché, vedete, leggendo bene ci sono tre munzogne e tre veri mu. Ah ah ah. Che spiritosoni che siete però voi della level 5, eh? Ma che spiritosi che siete. No, non mi ha fatto ridere proprio per niente, eh? Vabbè, comunque. Allora, vediamo un po'. A dice, D è una munzogna, lo giuro. Oh no, sì, non è una verimu. Una mucca verimu. A non è una munzogna, proprio per niente. E è la mucca più munzogna del mondo. E dice, B non è assolutamente una verimu. Ok. Allora, ragazzi, proviamo a pensarla stando dalla parte di B. Vediamo un po', che dice? C non è una mucca verimu. C dice che A non è una munzogna, proprio per niente. Quindi, se lei mente, vuol dire che è una munzogna. Di conseguenza, se A dice che D è una munzogna, questo non è vero perché dovrebbe essere una verimu. Quindi B e D sono escluse. Proviamo con A, C ed E. E in effetti sono tre verimu. Quindi la soluzione dovrebbe essere questa. Adesso ci penso io. L'apprendista di Layton colpisce ancora. Perché sennò, ragazzi, a parte inverse, la cosa non quadrerebbe e non ci sarebbero tre munzogne. Ecco. Quindi sì, prima di fare la terza volta la sesta parte, ci ho riflettuto un attimino, ho detto, aspetta che prima magari esamino la situazione, perché non è facile.
portare sul canale un gioco di logica dove potresti starci tutto il mattino, tutta la sera e tutto il pomeriggio. E il vincitore del premio miglior bovino di Dropstone quest'anno è... Eila! Eila! Oscar con la sua splendida Mutilda! Vabbè. Ok. È stato imbrogliato lui. O forse non sa perdere. Chi lo sa, eh? Vabbè, dai. Dobbiamo cercare il Sir Anderson. No, non volevo attivare un altro enigma. Vabbè, peccato. Ora mi toccherà risolvere anche questo. Ok, vediamo un po', eh. I signori A, B e C hanno iniziato tutti con pantaloni camicie dello stesso colore. A indossa va abiti rossi, B abiti blu e abiti bianchi C. Sono stati quindi bendati e si sono scambiati i vestiti. Una volta tolta la benda, ecco i loro commenti. A. Nessuno indossa abiti dello stesso colore. B. A quanto pare C è l'unico che non indossa nessuno dei suoi indumenti originali. Ok. C. Questi pantaloni rossi non mi piacciono. Ok, va bene. Mettiamogli allora una maglietta blu e pantaloni rossi. Ok. Stando a quello che dice lui, nessuno indossa abiti dello stesso colore, ma neanche nessuno dei suoi indumenti originali. Quindi a te mettiamo la maglietta così e i pantaloni rossi anche lui forse. Ok, proviamo, eh. Va bene. Allora, vediamo un po'. Gli mettiamo lui invece questo. Ok. E non so la maglietta cosa posso mettere, eh? Allora, vediamo un po'. Potrebbe essere questo e... questo forse? No, difficile. Allora proviamoci, eh? A usare una moneta aiuto. Sai che ci indossa pantaloni rossi e che nessuno dei suoi abiti gli appartiene, quindi la camicia deve essere blu. Ma lo so già questo, mi aiuti in altro modo? Ok, C è l'unico di questi tre signori che non indossa alcuno degli abiti che portava in precedenza. Ma come? A. Nessuno indossa abiti dello stesso colore. A quanto pare c'è l'unico che non indossa... Ah, è vero ragazzi, ma che deficiente che sono, guarda. Gli altri potrebbero anche avere... insomma... va bene. Qualcuno degli indumenti originali. Comunque... non so ragazzi. In questo modo mi sembra che nessuno possa avere... diciamo... abiti dello stesso colore tra di loro... e quindi la darei per buona io. Ecco. Proviamoci. Vediamo un po' se va. Consideralo risolto. Sì. Un vero gentiluomo risolve ogni enigma. Ok. Bene, bene. Allora, adesso andiamo a cercare il signor Anderson. Trova Sir Anderson. Ma... niente, non l'abbiamo trovato. Ce lo indica? Ok, ce lo indica lui, va bene. Allora, vediamo un po'.
Ho visto Sir Anderson qua intorno un minuto fa. Non dovrebbe essere difficile individuarlo, con quella barba e il cappello. È un vero gentiluomo dall'aspetto sempre impeccabile, con il bastone elegante e il papillon. Secondo me, allora ragazzi, il nostro Sir Anderson è questo. Bastone, papillon, barba, cappello. Cappello, insomma. Così dovrebbe andare. Esatto. Ah, fantastico. Perfetto. Ok. Dai, non era neanche difficile questo, va? Ok, bene, bene. Allora ci presentiamo. Stiamo cercando lo scrigno degli Elisi. Perché è affari nostri, insomma. Vediamo un po' se sa qualcosa. Ho sentito le voci che circolano e so che viene soprannominato Scrigno di Pandora. Grazie tante però, eh. Ok, vediamo un po' il racconto che ci dice. Ok. Va bene, Sofia quindi ha fondato questo villaggio. Va bene. Ma che c'entra con questo? Ha cercato lo scrigno dappertutto, ma non è mai riuscita a trovarlo. E nulla, vabbè. Adesso dove si trova Sofia? Se n'è andata l'anno scorso. Ha passato i suoi ultimi giorni chiusa in camera a scrivere. Purtroppo non ho mai scoperto per quale motivo fosse così ansiosa di trovare quello scrigno. Che strano, però. Che strano. Vabbè. Niente, ragazzi. Allora, peccato. Non ho scoperto nulla di nuovo, insomma, almeno. E vabbè, peccato veramente, almeno ci siamo divertiti in questo villaggetto. Adieu! Buco nell'acqua. Però almeno questo villaggio è molto legato con lo scrigno degli Elisi. Sacrifici, vediamo un po'. Vabbè. Anche questo è un po' da interpretare, diciamo. Torniamo alla stazione che ora magari è. Ok? Let's go back. Giù. Vabbè, il resto ci verrà inviato da Nonna Enigma, come sempre, se non ho beccato qualche enigma che c'era qua nel villaggio, quindi va bene. Il problema, ragazzi, è che le monete purtroppo non potremmo più recuperarle se le ho perse qua. Peccato. Eccola! Io lo dicevo, ragazzi, che Flora mi suonava tanto da principessa Peach, eh? Dove sarà? Dove sarà Flora? Ah, meno male. Vabbè. E vabbè. Il quasi rapimento, dai. Ma per fortuna era salva, dai. Ok, Romy voleva un po' di indizi sullo scrigno? D'accordo. Ok. D'accordo, va bene, trova Romy. E chi è questo Romy? Vieni qui. Subitissimo. Oh, signor Layton, un momento? Certamente, come posso aiutarla? Ho sentito che oggi ha speso parecchio tempo indagando. Mi chiedevo se per caso avesse sentito qualcosa a proposito di mia figlia. Sua figlia? Ah, ok, Katia. Ah, ok, va bene. Va bene. Ok. Dai, però, voglio finire questo capitolo, eh? Vediamo un po', eh? Oh, eccolo qua, Romy. Oh, benissimo.
Va bene. Altre informazioni. Altri dati importanti. Ok, va bene. Torniamo alla stazione. E stavolta dico davvero, eh. Parliamo a lui. In carrozza. Adesso chi è la Rockstar? Aspetta. No, niente. Ok, 36esimo da risolvere, purtroppo. Va bene, va bene, va bene. Allora, semi auto catenine con 7 anelli a ciascuna. E vuole unire tutte queste catenine per realizzare una magnifica collana. Ok, vediamo un po', eh. Il gioielliere può aprire e chiudere un anello per 2 sterline. Ora, come mostrato sotto, Sammy potrebbe aprire l'estremità di tutte le catenine per ottenerne un'unica collana, ma gli costerebbe ben 16 sterline. E la verità è che c'è un modo più economico per arrivare allo stesso risultato. Quanto costerà Sammy la sua collana? Non lo so, ragazzi, eh. Chiudere tutti gli anelli per 2 sterline, eh. Vediamo un po', eh. Aiuti. Ok. Il numero di anelli. 7 anelli, va bene. Però non è abbastanza, non ci arrivo così. Non avrai semplicemente aperto gli anelli all'estremità di ogni catenina, vero? Ok, va bene. Vediamo un po'. Non ditemi che è gratis, però, eh? Se no mi incazzo, dai. Perché non provi a prendere una catenina, aprire ognuno dei suoi 7 anelli e usarli indipendentemente per legare le altre catenine? Cioè, non ho capito, è gratis? Sette? 7 sterline, boh, che ne so io. Consideralo risolto. Non lo so, ragazzi, veramente. Almeno abbiamo eliminato una risposta sbagliata. Appunto. Ragazzi, sono lento, scusate. Usarli indipendentemente per legare le altre catenine. Ragazzi, non lo so io veramente, dai, sto perdendo un sacco di tempo, guarda te. Vabbè, guarda. Quanto costerà Sammy la sua collana? Ma che ne posso sapere io, ragazzi? Mamma mia, guarda, oh. No, ma non ha senso, perché se fosse 0 servirebbe una sola casella. Mettiamo alla prova la mia teoria. Beh, dopo tutto errare è umano. Se non lo supero io, faccio qualcosa di... Cioè, posso farlo più avanti? Senti, Sammy, non lo so io quant'è, dai. Che palle, ragazzi, oh. Veramente, ma dai. Ok, ragazzi, forse ho capito. 7 per 2 è 14, eh? Proviamolo. Alla prova la mia teoria. Cioè, quindi differenza 0. Io come pensavo. Sì, ho capito, ma così è una fregatura, oh. Vabbè.
Ti hanno un po' imbrogliato, però va bene. Se a lui sta bene, ok. Sì, dai, che voglio solo arrivare al... Madonna, quanti che ne ho saltati. Vabbè, al capitolo 3 dicevo. Vi ringrazio di cuore. Cosa succede laggiù? Chissà, Luke. Credo che ci siamo imbattuti nella dorata figlia di Sir Anderson. Ok, anche io l'avevo un po' intuito, dai. Oh, non va avanti? Ah, ok. Addio in grande stile. A giudicare dalla folla non penso che stia semplicemente andando in vacanza. In effetti. Già. Ok. Non sono affari miei, non sono affari miei. Ok, salvo ragazzi, ci becchiamo alla parte numero 7 domani. Ok.